Tutela al brutto del filetto al pepe verde. Ogni fetta più o meno pesa 300 grammi, ma quello che conta è lo spessore. Pepe nero, pepe verde in salamoia e brandy. La carne si mangia praticamente cruda. Indicazioni di cottura da seguire alla lettera. Padella antiaderente, fiamma al massimo. Non devi più riuscire a tenere la mano qua. Mettiamo la carne e facciamo andare per 30 secondi. Gira con la pinza, metti pepe verde, un po' di salamoia, sale, pepe nero, altri 30 secondi. Aggiungiamo il brandy. 20 secondi di cottura, la giriamo di nuovo, altri 20 secondi, la togliamo e la copriamo con della carta stagnola per non farla raffreddare. Nel sughetto rimasto aggiungi panna, prezzemolo e fai andare finché non si addensa un po', 5 minuti. Rialziamo, mettiamo di nuovo la carne e facciamo cuocere 20 secondi per lato. Prezzemolo, pepe, pronti! Fuori colorato, dentro crudo. Se ti piace più cotto, mangiati una scaloppina. La scaloppina è il male incarnato. Oh. Esperimenti falliti. Dovevo fare delle mini polpette con dentro delle uova. Le dosi erano sbagliate, il procedimento anche. Alla fine ho recuperato tutto e ho fatto un super polpettone aperto. Aperto perché mi si è aperto. Nel senso che io il polpettone non lo so fare. Quindi ho messo tutto in forno e è venuto fuori sta roba. Sarà mangiabile? Di sicuro fa schifo al cazzo a guardarsi. Non posso dire a cosa assomiglio, ma ditelo voi nei commenti. Uno stronzo. Che delusione. Con la mia manualità di merda. Ok, non si può fare. Questo è il paese delle grandi opportunità. Persino chi non sa fare un cazzo riesce a fare un polpettone. Grande l'Italia, viva l'Italia! Mangiamo un po' di carne varia. Non so se sarà un tutorial, vediamo che viene fuori. Abbiamo del maiale, della scottona, altro maiale, uno è capocollo, uno è lonza. Le basi, qualsiasi carne può essere fatta alla piastra, fiamma alta, si attacca, si stacca da sola, poi ognuno decide la propria cottura col manzo, col maiale deve essere super cotto. Piastra, ovviamente l'ercia dei Natali passati, lancia fiamme sotto, facciamo scaldare. Non facciamo mai tanta carne, mi sono vestita elegante per l'occasione. Attesa, portiamo il Miracle Blade a tavola. Ci stanno le bistecche. Lo so, le bistecche dei Natali passati. Quelli degli anni 70 vanno via. Secondo me gli dà un sapore in più, però. Quello, certo, infatti nei migliori ristoranti si cucina sempre con le piastre zuzze. Tac. Non c'è niente da fare, adesso aspettiamo. Ma io la voglio appena appena scottata. Tac. Per me basta così. Tac, sale. Io la mangio così, proprio 30 secondi per lato. Questa è la scottona. Non un grande taglio, un po' gommosetta. Mi sono già rotto il cazzo, tipo. L'altra è molto più cotta. È al sangue, ma più cotta. Andiamo col capocollo. Qui invece la fiamma è un po' più bassa, perché questo è maiale, deve cuocere bene e non lo vogliamo bruciare. Però sempre si deve attaccare e staccare. Tac. Si arriccia, quindi tagliamo il bordo. Volevo staccare, è ancora attaccata, la lasciamo là. Cuocere la carne è facile perché fin dei conti comanda lei. Mi sembra pronta. Tagliare i bordi prima di cuocere è un'ottima idea, così non si arriccia. È cotto. Ed è buonissimo. Maiale vince 300 a 0, è buonissimo. Un po' più di sale. Altra ondata, arrosto di maiale, così c'è scritto. Sì, bella. Eccola. Ma penso che mi piace la carne di maiale. Lo so, lo scopriamo ogni volta, dai. Ma pure il grasso poi. Salsa barbecue. Finito, non ho neanche mai detto pronti. Il resto ai gatti. E questo torna in frigo perché non ci sta nella pancia. Tutorial brutto degli hamburger con la zucca. Ti serve 700 g di macinato, di cui 500 di vitello e 200 di maiale. 300 g di zucca grattugiata. Un uovo intero più due albumi. Shvem! Sale, parmigiano. Si sente questo rumore inquietante? g di pan grattato. Prendi una palla, pan grattato, hamburger, circa, pan grattato e vassoio con pan grattato. Primo hamburger, grande gioia. Ultimo hamburger, la merda e la noia. Fiamma media, ogni tanto girali per un po'. Termine tecnico per dirti che non so quanto cazzo ci vuole. Pronti!